io ho una laurea in ingegneria aerospaziale e poi ho cambiato, ho fatto laurea magistrale sempre all'Università di Pisa in ingegneria meccanica. Ho avuto questa occasione di andare in Germania a fare la tesi a BMW Motorsport e dopo la tesi sono rimasto lì a seguire il campionato DTM come performance engineer. Allora, innanzitutto questo corso sono rimasto molto sorpreso da quanto mi ha coinvolto, perché sebbene io abbia fatto appunto questa stagione in DTM, pensavo di aver già visto parte di questo mondo e aver capito come funziona, però l'occasione di avere come insegnanti delle persone che hanno così tanta esperienza mi hanno proprio spinto, dato un'ulteriore spinta. Diciamo che mi aspettavo di ottenere un background riguardo l'unione fra parte pratica e teorica. Ho avuto l'occasione di colmare un sacco di lacune che avevo da quando sono uscito all'università, proprio anche dal punto di vista della cultura generale che riguarda il motorsport. Il mio sogno nel motorsport, in realtà, non lo so, ci dovrei ancora pensare, perché con le ultime lezioni che abbiamo fatto mi sono appassionato un po'. Abbiamo parlato di Dakar, Formula E, Formula 1 e sono tutti mondi molto belli e che sicuramente meritano di scoprire.